Ero bloccato verso la linea di fondo. Feci un doppio passo spostandomi verso sinistra, ma allora mi stavano addosso entrambi. Sembravo chiuso, ma poi indovinai un'apertura in mezzo a loro, un piccolo corridoio. E ancora prima di finire di pensarci, c'ero già passato attraverso ed ero in area. Vidi uno spiraglio e tirai a giro sul secondo palo. La palla colpì il legno e finì in rete. I tifosi impazzirono. Auguri campione, auguri. Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review e non con una player review, ma con la player review del giocatore che probabilmente negli ultimi anni è stato uno degli attaccanti, non dico più forti, sicuramente più incisivi, ma sicuramente più spettacolari appunto degli ultimi 10-15 anni. Sto parlando di Zlatan Ibrahimovic, appunto si sta portando al termine della sua carriera, ma rimane sempre sempre forte, sia su FIFA che nella realtà, pur avendo 33 anni è davvero davvero forte e oggi appunto si festeggia il suo compleanno e è il giorno giusto diciamo per fare questa recensione, questa super recensione. Tralasciando il punto di vista appunto umano e calcistico, passiamo al punto di vista invece di FIFA. È un giocatore che si presenta con 89 di overall, con 73 velocità, 90 tiro, 81 passaggio, 85 dribbling, 31 di difesa e 86 di fisico. Iniziamo subito a parlare della velocità, 72 di accelerazione e 74 di velocità scatto. Non dico che non mi è piaciuta, non dico che mi è piaciuta, non dico niente sulla velocità. È un gioco dove distinguere un giocatore veloce da un giocatore lento non è facile. Quindi diciamo che la velocità passa un po' in secondo piano per questo giocatore. Certo, se avesse più di 80 sicuramente qualcosa in più si sentirebbe, ma il difensore riesce comunque a saltarli molto molto con il dribbling piuttosto che magari andando palla al piede per 30-40 metri, anche perché infatti vedrete delle azioni dove si dribbla per 20-30-40 metri dei giocatori, davvero pazzesco. Quindi la velocità non l'ho inserita da nessuna parte. Parliamo ora del dribbling, invece il dribbling è un assoluto pro perché ha 4 stelle skill ed è pazzesco, pazzesco perché davvero dribbla con una facilità pazzesca anche perché ha 86 di agilità che per un giocatore alto più di 1,90 m, precisamente 1,95 m, è davvero davvero tanto, ma davvero tanto perché di solito un giocatore così, così alto non è sempre così agile, anche se ha un valore di 41 di equilibrio che sinceramente non ho sentito più di tanto, perché comunque se fosse bassa la forza fisica potrei sentire un brutto valore nell'equilibrio, ma siccome è una forza fisica di 93 non si sente minimamente. Quindi il dribbling è davvero pazzesco, 90 di controllo palla, 85 di riflessi, 87 di dribbling e 86 di agilità. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Uniamo le 4 stelle skill, salterà chiunque, davvero chiunque, dai più veloci ai più lenti, dai più forti ai più deboli, tutti veramente. Se sapete dribblare con questo giocatore, andate da porta a porta, tranquillamente dribblando tutti. Parliamo ora del tiro, 90 di tiro, davvero non adatto a deboli di cuore il suo tiro, perché è pazzesco. Abbiamo 86 di posizionamento con work rate medio basso, quindi il work rate non è fantastico, però appunto partirà più da dietro per appunto dribblare i giocatori, davvero è fatto apposta, sembra quasi fatto apposta, anzi è fatto apposta. 90 di 80, 86 di posizionamento, 90 di finalizzazione, davanti alla porta sbaglia davvero poco, sia di destro che di sinistro, infatti ha 4 stelle piede debole, quindi è davvero difficile sbagliare anche di sinistro. 93 di potenza tiro, robe che il portiere probabilmente non riuscirà mai a tenere la vostra palla, anche perché è molto molto preciso il suo tiro. Infatti abbiamo 80 di tiro a giro, quindi vuol dire che la mette spesso bene e poi i tiri a giro sappiamo che appunto su questo FIFA sono pazzeschi. 88 di long shot, non è il gioco giusto per valutare i long shot, anche se davvero il portiere non riusciva mai a tenerla pur tirando da fuori. 92 di tiri al volo, non li ho provati e non ho provato purtroppo neanche i rigori. Immagino siano pazzeschi lo stesso perché sono dei valori sopra il 90. Parliamo ora del passaggio, anch'esso un pro ovviamente insieme al tiro, se mi ero dimenticato di inserirlo, insieme alle 4 stelle appunto piede debole. 81 di passaggio. Anch'esso pazzesco, perché nel momento in cui magari ha 4-5 giocatori addosso e voi non siete degli ottimi dribblatori, sicuramente
Se giocate con un attacco a 3 avrete le ali semplicemente sempre libere e quindi andrete sempre a servirle, quindi e se a servirle ottimamente sia di destro che di sinistro. Abbiamo 83 di visione, 76 di cross, ma essendo alto 1,95 m non è lui che deve andare a crossare, ma lui deve andare a subire i cross, appunto. 80 appunto di punizioni. Ne ho tirata una davvero davvero, ci è andata molto vicino, il portiere l'ha parata proprio con l'anulare sinistro. Poi abbiamo 84 di passaggio corto e 76 di lungo, fantastico, appunto come vi dicevo prima può tranquillamente impostare. Il colpo di testa abbiamo dei buoni valori, appunto 72 di salto e 76 di precisione, è alto 1,95 m, la precisione è più di 75, quindi è abbastanza buona. Ho segnato una volta di testa e una volta ci sono andato davvero vicino. 72 di salto non servirà troppo perché è molto ben piazzato in area grazie al posizionamento e quindi diciamo che anche è alto 1,95 m, quindi non ha bisogno tantissimo del salto, ma anche se a volte con dei difensori molto alti potrebbe un attimino soffrire, ma niente di che. 93 di forza fisica e 84 di aggressività, questi valori parlano da soli. Appunto, riepiloghiamo i pro e i contro, cioè solamente i pro perché di contro non ce ne sono. Abbiamo tiro, dribbling, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, colpo di testa, forza fisica, passaggio e agilità. È un giocatore devastante in questo FIFA, perché è un FIFA dove la velocità non conta troppo e conta di più il fisico e appunto le abilità tecniche del player. I contro non ce ne sono, il voto finale 9,5 perché mi riservo un 10 per giocatori magari toti o per una versione if, sif, man of the match, tif, poti, futtis di appunto Zlatan Ibrahimovic, dato che sicuramente come l'anno scorso ne riceverà come minimo 5-6. Detto questo, io spero che questa recensione vi sia piaciuta, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, tutti i link in descrizione, Twitter, Facebook, Twitter, Periscope, eccetera. Io vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti.